Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questa 21esima puntata della serie su Farming Simulator 17. Oggi sono in single player, scorsa puntata multiplayer abbiamo potuto trebbiare e ripreparare i campi in tempo record, abbiamo venduto molti girasoli e niente. Oggi in questa giornata, chiamiamola piovosa perché sono palline che cadono e dovrebbe essere pioggia, però magari è anche grandine. Solo grandine qua, diciamo questo gioco ha un clima molto rigido, grandina in maniera. Comunque, a parte questo, ho visto appena adesso che la soia è a 1333. È un buon prezzo, però diciamo abbiamo anche 1413, che è un prezzo ancora maggiore. Quindi volevo trasferire due o tre rimorchi al treno e magari, adesso non so, non volevo dentro a tutta perché a volte ho visto che ha dei prezzi molto buoni. Quindi volevo svuotare un attimino i silos in modo tale da far spazio poi per future trebbiature, così li scarichiamo direttamente a casa. E dato che a 1400 dobbiamo fare qualche acquisto, volevo prendere due o tre robette. Allora, ho detto vabbè, dai, andiamo a scaricare un po' di soia, sebbene il prezzo non sia stellare, però insomma, dai, 1400, anche se scarichiamo 50.000 litri, sono dei bei soldi presi, ecco. Quindi adesso faccio due o tre viaggi con rimorchio per liberare un po' il silos per future trebbiature e poi andiamo a vendere, perché oggi puntata dedicata ai maiali, quindi andremo ad acquistare i nostri maiali, andremo ad acquistare qualche pecora in più perché dobbiamo ancora iniziare a guadagnare dalle pecore. Non, adesso la lana forse adesso inizia ad andare oltre il 70%, adesso è ancora a zero perché ho appena avviato la partita, ma c'è la lana che fino ieri sera era al 75%. Dobbiamo, finora le pecore abbiamo speso soldi, investito tempo e non ci hanno ancora dato niente, quindi tra poco insomma è tempo di aumentare la produzione di pecore, quindi avere più lana in meno tempo, perché altrimenti qua se no le pecore andiamo un po' in braghe di tela. Ora scarico due o tre rimorchi qua di soia e poi andiamo a venderla, così dato che c'è un buon prezzo, non è malvagio. Vendiamo, io volevo vendere un 50.000 litri circa, non tutto perché la tengo lì, sto aspettando una bella offerta, magari al treno sarebbe bello un bel 2.000 euro su 1.000 litri e la facciamo strage, perché soia ne abbiamo veramente tanto, di molte abbiamo trebbiato molti campi di soia. E o comunque ragazzi, i silos del treno tengono 500.000 litri, quindi abbiamo vicino alla farm un possibile nostro deposito, oltre appunto a questi qui. Ovvio questi sono più comodi, però anche quelli del treno non sono niente male, tanto al massimo possiamo sempre riprenderci tutto. Bene, qua andiamo avanti. Mi è successa una cosa, ragazzi, che praticamente si vede che inizia a girare qualche topo, così magari con la pioggia, questo che si muove un po'. Avevo tutti i pallet di semi, tutti belli messi lì, e hanno mangiucchiato, li hanno bucati e sono usciti tutti i semi per terra. Guarda ragazzi, oggi vi faccio vedere un macello, ho fatto topi, adesso qua mi metto qua con sciopo. Guarda, tutti i semi per terra. Allora a quel punto là ho detto, beh, dato che è per terra, li lascio per terra. E niente, io abbiamo messi lì, quindi dovremmo acquistare per forza, per colpa di topi, anche a Carioia, acquistare una benna per il caricatore frontale e poi caricare le seminatrici con la benna, perché purtroppo è successo questo fatto e quindi assolutamente dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo un po' di semi là per terra, non sono tanti, però questo è successo insomma. Vabbè, vado avanti a scaricare, poi riprendo quando sarà il momento della vendita. Vediamo se riusciamo a Guinness World Record 400.000 euro e niente, poi possiamo
iniziare gli acquisti dei maiali. Là, scarichiamo e via. Bene, ecco qui firmato i permessi, il capo stazione ci ha dato gli ok per partire. Andiamo un po' indietro. Anzi, aspetta, visto che piove è meglio mettere il raccolto su un cassone chiuso, perché sennò qua... Eccola. Allora, se il treno non si ferma quando che dico mi, guarda. Là. Allora, semi di soia, abbiamo 115.000. Bestia, 115.000, 50-60.000 io li venderei dopo 3, 4, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Adesso vediamo quando arriva intorno ai 50, provo a ripremere R, dovrebbe fermarsi. Adesso vediamo un attimo. E così se la vendiamo ci guadagniamo un bel po'. Non so se riusciamo a arrivare a 50.000, più di 50.000 euro, in teoria sì. Sì, funziona. Bene. Boh, 51.098. Vamos. Piace troppo sto clacson. Bene, abbiamo il nostro vagon chiuso perché piove. Ho detto qua, se no se bagna tutto raccolto dopo non va bene. Se dopo devono essiccarlo, gli arriva bagnato, me lo pagano pochissimo, perché poi dopo soia, così, insomma, come sapete. Bene, in mezzo alla tormenta di grandine, dovrebbe, non si sa se piove grandine, però far grandine solo così, certo che i raccolti dovrebbero avere un rendimento del 0,1%, perché qua la distruzione totale. Ovviamente sempre in lungo arriviamo. Devo portare il treno da Tony, ragazzi, qua c'è qualche problemino tecnico. Andiamo un po' indietro, un po' indietro, dove c'è abuso da scarico. Eccola qua. Fermato. Bene, vediamo se il prezzo è ancora molto buono. 1.413, anche qui in crescita. 1.342, però per il momento è anche comodo, cioè godere anche un po' la comodità, mica possiamo star lì a vedere anche il singolo euro, però insomma meno essere comodi. Più 72.000 da raccolto, solamente così poco. Vabbè. Guardate ragazzi come si è abbassato dopo aver venduto tutta la roba, track si è abbassato subito. Il gioco si fa, le cose si fanno sempre più difficili. Comunque vabbè, dai, abbiamo venduto un po', abbiamo preso 72.000 euro che infine penso saranno quelli che andremo a spendere oggi tra maiali, pecore, una benna, magari tra una cosa e l'altra. Bene, riportiamo giù il treno. Adesso butto su un po' il tempo perché mi ha rotescato questa pioggia, e così crescono anche i campi per future trebbiature. Allora, segheria, chissà quando inizieremo a fare un po' di legname, ragazzi. Qua il problema è che sto lavorando a turni ultimamente, quindi mi è difficile fare multiplayer, dato che io sono a casa, gli altri io sono a scuola, sono al lavoro, e quando sono al lavoro io gli altri sono a casa, perciò facciamo fatica a trovarci per fare multiplayer. Riusciamo a farlo mai solamente weekend, riusciamo a fare qualcosa, non è semplice al momento riuscire a registrare le serie. Adesso cerco comunque sempre di portarvi video, poi vabbè, vedremo. Boh, fermiamoci qua così. Là. Andiamo a prendere il caricatore frontale. Allora, una benna ci serve intanto, perché poi comunque i maiali quando sporcano dovrebbero buttare fuori mais, lo dovrebbe dare come mais, mi sembra, e quindi se me lo dà come mais, di certo l'autocaricante della paglia non può prendermi
prendermi la paglia, il mais come paglia. Perciò per le pecore funziona con l'autocaricante, sebbene uno dice vabbè, dovresti passare con la benna per farla in realtà, ma vabbè. Adesso allora andiamo a fare un po' di gasolio perché siamo in un po' in riserva, e andiamo a prendere con il telo coperto perché poverini sennò si bagnano. Andiamo a prendere un po' di maiali. Volevo prendere, arrivare tipo ad avere 20-25 pecore, perché tanto ho visto che per il momento danno zero impegno, erba ne consumano relativamente poca e comunque facciamo presto a fare molti litri di erba su un tratto breve, quindi andiamo anche bene fin là. E quindi quasi quasi vado a prendere pecore, ma prima devo fare gasolio. Però gasolio niente c'è, bisogna andare lì, dobbiamo prendere una cisternetta quando avremo un po' più mezzi. Bene, vado a fare gasolio, dopo ci ritroviamo per prendere altre 5-6 pecore da portare al pascolo, e poi andiamo a prendere i maiali. Ho detto, dato che siamo qua allo store, l'unica, siamo in sta zona qua, dopo andremo verso gli animali che sarà dall'altra parte, bisogna prendere la benna. Una benna universale che, bene, stavo guardando se c'era magari qualche altra benna particolare, desilatrice, però che nomi importanti. Allora, benna universale che va bene, tu guarda roba che a carica poreta. Bene, seleziona. E colore principale ovviamente dobbiamo abbinare, aspetta, era questo arancione spero, sì, penso sì. Bene, compriamo, 100 euro il colore, vabbè dai, 100 euro il colore ci sta, un colore per carrozzeria molto buono. E così, ho detto, passo per di qua e prendiamo anche la benna, tanto devo andare a far gasolio che è qua in zona. Ehi Marco, la benna è un po' più in là. Bene, presa anche la benna, che bella. Dai, ho intoppato anche il colore del caricatore, se no ora eravamo presi male. Vamos a far gasolio e poi vamos a prendere i pigs. Vi annuncio anche che il The King sta per ritornare operativo. E niente, poi prima o dopo lo ritroverete qui nella serie e vedremo di farlo rientrare in maniera molto maestosa. Da. Andiamo a fare. Ah, qua il mio amico benzinaio. Non che dà fastidio, vero? C'è che passo insieme alla iuola. Dammi qua un buco di nafta che mi serve. Stiamo ritornando dal viaggio carichi di 10 pecore, ho fatto full carico, 40.000 euro di pecore. Adesso se non iniziano a dare un po' di soldi, guarda, le cupo. Dove c'è che si scaricava qua il pecore? Allora, vediamo di scaricare. Bene, scaricato tutte le pecore, adesso ne abbiamo 26. Confermo. Bene, scaricate e bene, allora 26 pecore, adesso qui tra poco si aggiorneranno un po' i valori. Abbiamo poca pulizia, casomai dopo passo. Come vedete, aggiungendo 10 pecore aumentano, diciamo, i litraggi che potete scaricare all'interno delle mangiatoie, come era e come è sempre stato. Lana al 91%, quindi devo tenerla un po' d'occhio. E niente, è quasi completa, quindi vengono fuori 2000 litri per un bancale di lana. Adesso per esempio il prezzo della lana, vediamo quant'è il prezzo della lana, dovrebbe essere, è a 5000, molto scarso. Prenderemo più di 10.000 euro con un bancale di lana, però vi dico che è capitata una splendida offerta di 9.600 euro per un bancale di là, per 1000 litri, quindi 9.918, prendiamo quasi 20.000 euro con bancale, ci ripaghiamo iniziamo a ripagarci di 5 pecore, non so se mi spiego. Dopo adesso le pecore pian piano si riproducono sempre più in fretta,
riproducendosi sempre più in fede, dopo aumentano di numero, aumentando di numero producono di più e si innesta, diciamo, una catena. Dopo, ovviamente, se ne avete tante si possono anche vendere, perché si riproducono. Se ho 300 pecore che in una giornata di farming si riproducono 10 volte, mi vengono fuori 800 pecore, capite che dopo 200, 300, 400 pecore potete venderle. Adesso numeri un po' a caso, però per farvi capire che dopo più ne avete, più si riproducono, più ne potete vendere, più soldi guadagnate, più lana vi fanno, e triche trache, e facciamo i big money. Il problema è sempre partire. Ora dobbiamo andare dai maiali, quindi adesso vediamo dove sono questi maiali. I maiali sono vicino al campo 7, quindi stradine un po' di montagna. Rivado al Mary's Farm, però mi sembra ci sia un posto là vicino o dietro che si possono comprare lo stesso, ma vabbè, dai, facciamo le cose per bene. Andiamo al Mary's Farm, compriamo 10 animali, 10 maiali, costano un po' meno delle pecore, per fortuna. Quindi ogni 4 maiali mi salta fuori una pecora risparmiata, farvi capire, 1000 euro in meno per ogni maiale. Sono 4 maiali, 4000 euro in meno, è una pecora che salta fuori, e quindi un maiale in più che si può prendere. Prendiamo una decina di maiali e vediamo intanto di dargli qualcosa, iniziare ad alimentarli. Bene, allora compriamo i maiali, e ovviamente ci andate a comprarli direttamente nel posto dove sono i maiali, dove sono le vacche, dove sono le pecore. Ovviamente fanno pagare quei 200 euro in più per il trasporto, che praticamente non fate. Quindi per forza di cose, se volete risparmiare, dovete venire al Mary's Farm e perdere mezzo minuto. Comunque i maiali sono più ciccioni delle pecore, perciò ne stanno un in meno, perché pecore ne stavano 10, le vacche ne stanno 6, quindi capite anche voi che... Bene, allora compriamo, facciamo pieno rimorchio, 27.000 per... si risparmia. Pecore mi toccava 40.000 euro per... vabbè. Bene, e niente, confermiamo. Certamente, vado a portarli a casa, mi serve, sì. Faccio due viaggi, 9, 9, 18, ho preso almeno una ventina, perché sennò, ragazzi, qua veramente... a riguardo. Adesso viene fuori una scritta, non trattare... i maiali in questo modo. Non sta a scavessare i porsei. Allora, tanto vediamo di prendere una strada consona per ritornare a casa, e non strade che non so neanche io da che mondo vengano fuori. E niente, faccio un altro viaggio così, quindi ne prendo una ventina, e poi vediamo di alimentarli anche in breve tempo, perché altrimenti qui c'è puntata, si fa un po' alle strette e non abbiamo combinato niente. Quindi vamos. Ebbene, eccoci qui con il secondo carico di maiali, e quindi arriviamo a 18 maiali. Adesso vediamo anche tipo le pecore in quante ore si riproducono, adesso che abbiamo che è passato un po' di tempo, si sono aggiornati sicuramente i valori. Comunque eccoli qui i nostri bei maialini, che nella prossima puntata, perché voglio fare le cose con calma, adesso ormai ho già raggiunto sicuramente i 20 minuti, e quindi prossima puntata andremo ad alimentare i nostri maiali per bene, vediamo tutto quello che gli serve e vedremo il da farsi. Comunque guarda, proprio porsei si butta per terra, adesso i poverini non hanno neanche niente da mangiare. Bene, andiamo a vedere un attimo qui. Allora, abbiamo le nostre pecore, che vedete, da 80 ore iniziali che avevo, già siamo passati a 35 ore, diciamo, come indice di riproduzione. Mentre i nostri maiali, pulizia 100%, perché ovviamente non hanno neanche le cose nella mangiatoia, però quantità di suini 18 e non abbiamo nient'altro, dato appunto. Adesso, casomai, prossime puntate iniziamo, li portiamo un po' di acqua, quello che abbiamo, li portiamo sicuramente mais, frumento o orzo, e li portiamo magari un po' di colza o di soia, che ne abbiamo molta. Poi per le patate e barbabietole aspetteremo un attimo, dato che i frutti della terra sono solo un 5%, vediamo un attimo poi di organizzarci per fare magari un po' di
barbabietole che abbiamo già la seminatrice, ti basterebbe solo diciamo gli attrezzi per la raccolta. E giusto, ne facciamo un po' per i suini e basta, riempiamo il silo, non so, 20-30 mila litri, e so che magari sono a posto per un bel po' di tempo, perché è comunque un prodotto abbastanza lento da, dopo da trebbiare, insomma, da raccogliere, quindi così è. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like e vi ricordo che, come molti di voi hanno detto, come abbiamo visto anche poi in multiplayer insieme con Monster 500 che aveva provato lui, se avete bisogno di acqua, se andate mi sembra sui laghi o sui fiumi, non la pagate, mentre quella sulle fontane la pagate. Giusto per dirvi, nel caso che qualcuno non lo sapesse o qualcuno non ha magari letto i commenti sotto ai precedenti video, che quasi tutti ormai lo dicevano. Bene, devo dire che per quello li hanno fatti anche bene. Buona, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, adesso a tutti che dorme, che è sera. E bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao. Dai, vai in letto anche a te, che sei qua l'unico in pie, tutti i tuoi compagni, se tutti buttai là, l'unico vivo, eccetera eccetera. Vabbè, lasciamo perdere. Ah, sono venuti fuori anche i prezzi adesso. Sostentamento animali, cioè iniziamo ad avere un bel po' di animali adesso. Ma nessun problema, avremo poi i nostri interessi. Bene, ciao ciao!